Benvenuti all'appuntamento con Ducato TV, il periodico di informazione della Scuola di Giornalismo di Urbino. In studio Clara Atene. In questo numero ci occuperemo di inquinamento con il problema delle polveri sottili a Urbino, dell'assenteismo negli uffici pubblici e di una ricerca della Facoltà di Scienze Motorie sull'attività fisica. Ci occuperemo anche di economia. Vedremo come la Valle del Gins cerca di uscire dalla crisi. Parleremo poi della prima birra artigianale prodotta nel Montefeltro e del rincaro del tartufo. Chiuderemo andando a scoprire il castello di Lanciano e a vedere chi si occupa dei gatti randagi a Urbino. Se le bellezze architettoniche e i paesaggi di Urbino continuano a incantare i visitatori, lo stesso non si può dire dell'aria che respirano. Da qualche tempo, infatti, è un po' meno pulita di una volta. Il servizio di Matteo Marini e Luca Santocchia. In città tira una brutta aria. Nei primi due mesi del 2008 la concentrazione di polveri sottili nell'atmosfera ha superato 8 volte il limite stabilito dall'Unione Europea. Gli sforamenti, sempre secondo le norme europee, non possono essere più di 35 ogni anno. Un campanello d'allarme, anche perché le polveri inquinanti respirate dagli urbinati non sono solo il prodotto del traffico degli impianti di riscaldamento della città. Ovviamente cosa succede? Che con le correnti atlantiche i fumi della pianura padana vengono portati verso est. Quindi in Urbino avere un inquinamento non vuol dire soltanto produrlo qui, ma averlo anche per effetto generale. A occuparsi del monitoraggio della qualità dell'aria è la provincia, che utilizza questa centralina installata in via Neruda. È entrata in funzione nell'aprile dello scorso anno. I dati raccolti dalla centralina sono trasmessi direttamente qui, alla sede di Pesaro dell'ARPAM, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Nel primo bimestre dell'anno, a Pesaro le polveri hanno superato 19 volte il livello di guardia, a Fano addirittura 30. Non si può quindi parlare di emergenza per Urbino, ma di una situazione da tenere sotto controllo. A questo scopo, entro l'anno, saranno installate altre 2 stazioni mobili. Dal primo posto del 2005 al 37esimo di oggi, con una media di 21 giorni di assenza all'anno. Secondo una classifica del Sole 24 Ore, a Urbino è aumentato l'assenteismo nel pubblico impiego. Ma attenzione, parliamo di assenze dovute a malattie, gravidanze e congedi parentali. Il servizio di Roberta Di Matteo e Emiliano Pozzoni. Siamo al comune di Urbino, assessorato alla cultura e al turismo, vediamo se oggi si lavora. Buongiorno, ci siete tutti quindi oggi? Si lavora? Sì, si lavora, è a tempo pieno, a ritmo serrato, con molte attività. A quanto pare si lavora a tempo pieno oggi negli uffici del comune di Urbino, eppure, secondo una classifica del Sole 24 Ore, la città non è più virtuosa come una volta. Aumentano le assenze per malattia, maternità o permessi retribuiti. Ma in un comune piccolo come questo, circa 200 dipendenti, bastano una gravidanza o una malattia grave per alterare la media. C'è però una sorta di assentismo oscuro, no? Chi timbra e poi si dedica ad altro. Questo è un fatto che c'è? Beh, io a dire la verità non mi sono accorto di gente che assolutamente, di gente che timbra e poi non viene a lavorare. Possono esserci invece dei soggetti che magari timbrano, poi escono magari per prendere un caffè o per fare una piccola commissione, ma anche questo dovrebbe essere registrato nell'ambito del sistema di rilevamento automatico che noi disponiamo, insomma. I dipendenti timbrano il cartellino ogni volta che entrano o escono dall'ufficio. Le verifiche poi spettano ai dirigenti. Tutto avviene mediante internet, quindi in posta elettronica. Quindi il dirigente riceve dalla rilevazione presenze la stampa del giorno, la apre ed effettua una verifica. Sulla base di questo poi si chiama il dipendente e si chiede come mai è avvenuta una certa anomalia in un certo giorno, una timbratura in ritardo, eccetera. L'Istituto di ricerca sull'attività motoria dell'Università di Urbino si è meritato uno spazio su una delle più note riviste scientifiche del mondo. Silvia Paterlini e Tala Savona vi raccontano lo studio che ha premiato l'equipe della città ducale. Fare attività fisica fa bene alla salute, e questo si sa, ma adesso una ricerca della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Urbino lo ha dimostrato scientificamente. Abbiamo sviluppato una metodologia che ci permette di prelevare in modo non invasivo delle cellule del muscolo scheletrico e quindi di valutare le modificazioni metaboliche indotte dall'esercizio fisico.
Su questo progetto hanno lavorato in 60, tutti dell'Istituto di Ricerca sull'Attività Motoria. Con un ago, più sottile di quello usato per le iniezioni, si preleva dal muscolo una piccola quantità di cellule. Queste, analizzate in laboratorio, permettono di stabilire come il muscolo si sia trasformato dopo l'attività fisica. L'esercizio fisico aerobico, cioè la camminata di un'ora, ripetuto almeno 3-4 volte alla settimana, dopo alcune settimane induce un aumento dei mitocondri, ma la cosa più importante è che nei mitocondri c'è il DNA mitocondriale, quindi noi abbiamo la possibilità di innalzare la soglia del DNA mitocondriale mettendo in pratica un'efficace strategia di prevenzione contro l'insorgenza delle malattie e il miglioramento della qualità della vita. La chiamavano la piccola Hong Kong delle Marche. Parliamo dell'Alta Valle del Metauro, da Fermignano a Sant'Angelo in Vado. Oggi la Valle del Gins è impegnata in un tentativo di rilancio attraverso la ricerca e l'innovazione. Vediamo come nel servizio di Silvia Paterlini. Colori, abrasioni, toppe, plasticati, lavorazioni in oro e argento. Così la Valle del Gins prova a sopravvivere alla crisi del tessile. Chiusa l'epoca della lavorazione conto terzi, da una decina d'anni le aziende di questo distretto puntano su sperimentazione e produzioni d'eccellenza. Lavorazioni molto particolari per le più grandi firme della moda. Cerchiamo di difendere facendo tutte queste lavorazioni particolari che all'estero hanno grande difficoltà a ripetere. In questa azienda un'equipe di 12 persone lavora stabilmente su sperimentazione e ricerca. Nuove tecniche, nuovi materiali, nuovi mix di colori, nuovi stili per un mercato alla ricerca di stravaganze. È appena uscito il nuovo campionario. In tempi di vacche grasse, dicono i tecnici, avrebbe spopolato. Con la crisi si riesce a malapena a stare a galla. Qui arrivano giornalmente stilisti delle grandi case per valutare e scegliere le nuove lavorazioni capaci di trasformare il jeans, di per sé povero, in qualcosa di unico. Questo è un nuovo lavaggio fatto, che sono delle piccole palline che applichiamo ai capi, vengono incollate, per cui sono permanenti, non si staccano il lavaggio e come immagine costruiscono una rugiada mattiniera praticamente. Questo pantalone è appena confezionato nella nostra lavanderia, con alcuni accorgimenti, lavaggi eccetera eccetera, andiamo a simulare il denim indossato, appunto il denim portato. Questo fenomeno industriale è nato negli anni 70 per l'intraprendenza di un prete. Creò il primo laboratorio per dare lavoro alle ragazze madre, poi è arrivato il boom e anche qui, in mezzo ai monti, si è sviluppato un distretto industriale. La delocalizzazione verso i paesi dell'est e dell'oriente ha accelerato la crisi e la trasformazione. Oggi il rilancio passa attraverso specializzazione e innovazione. A Mercatale di Sasso Corvaro c'è un piccolo paradiso per gli amanti della birra. Da un anno e mezzo, infatti, due mastri birrai hanno iniziato a produrre la bevanda utilizzando l'orzo che coltivano sui loro terreni. Il servizio di Pasquale Filippone. Quella che vedete non è una birra industriale, ma il prodotto artigianale che da un anno e mezzo Francesco Tontini e suo zio Luigi Rengucci, mastri birrai, realizzano nel loro agriturismo a Mercatale di Sasso Corvaro. Tutto inizia con un viaggio in Germania. Abbiamo scoperto occasionalmente delle aziende agricole che producevano orzo, lo trasformavano in malto all'interno della medesima azienda, poi producevano birra e la vendevano all'interno di queste birrerie, diciamo, contadine. Per realizzare il modello tedesco nel Montefeltro ci sono voluti 150.000 euro, più i costi di ristrutturazione del casale che ospita gli impianti. Dall'orzo, coltivato nei terreni dell'agriturismo, si ottiene il malto che, tostato, viene macinato e mescolato con acqua in queste macchine. Subisce una doppia cottura e dopo l'aggiunta del luppolo il prodotto fermenta per 4 settimane. Noi usiamo un'acqua di sorgente e l'acqua del Monte di Carpegna, che sembra quasi fatta apposta per far birra, dai suoi 17 gradi francesi, quindi è un'acqua perfetta. Questa birra è meno amara, non gassata, ha una maggiore ampiezza di sapore ed è dunque più piacevole rispetto alla bevanda industriale. Finora la birra chiara, rossa e doppio malto è stata venduta nell'agriturismo accompagnate da pizza e bruschette, ma adesso si potrà trovare imbottigliata in enoteche e birrerie di qualità. È prodotta in quantità limitata e il prezzo può variare dai 10 ai 14 euro. Tartufo più caro che mai. È stata una stagione avara e i prezzi del bianco, del nero pregiato e del bianchetto sono andati alle stelle. Vediamo il servizio di Elisa Assini e Daniele Cimò.
Quanto costano questi tartufi? Questi vengono circa 700-800 euro al chilo, pagati al cavatore. Quindi questi due tartufi costano 50 euro. Quest'anno prezzi alle stelle. Il bianco pregiato, ora fuori stagione, è arrivato ai 7.000 euro al chilo, il 30-40% in più rispetto al 2007. Una cena completa a base di tartufo può arrivare a 200 euro. L'incremento dei prezzi è dovuto alla poca pioggia, alla presenza di cinghiali e al disboscamento. Due anni da sta parte era andata molto bene l'andata. Invece quest'anno scorso invece con la siccità è andata male. Gli esperti parlano di un decimo del raccolto dello scorso anno e temono che anche la prossima stagione possa essere molto magra, con danni economici ingenti. A Fossombrone l'associazione di tartufai ha annullato la 25esima mostra nazionale del tartufo e per contenere le perdite c'è chi si affida alla coltivazione diretta. Il centro di Sant'Angelo in Vado si occupa proprio della produzione e della vendita di piante da tartufo agli agricoltori. Sul giro di 3 anni già si fanno dei tartufi. Insomma, è un'attività che sta andando molto bene. Quindi sono rimasti soddisfatti? Soddisfattissimi. C'è un castello vicino a Camerino che è diventato un museo. Ospita fino a maggio le opere di Paolo Gubinelli, artista contemporaneo di Matelica. In 2 anni l'hanno visitato oltre 10.000 persone. Ora riapre dopo una pausa di alcuni mesi. Il servizio di Andrea Franceschi e Massimo Morici. Abbiamo riscontrato oltre 12.000 presenze dal settembre 2005, quindi dalla riapertura del museo, e la provenienza è varia da tutta Italia. È stato restaurato 3 anni fa il castello di Lanciano. Si trova sulla riva sinistra del fiume Potenza, a Castel Raimondo. Apparteneva alla famiglia della principessa Maria Sofia Giustiniani Bandini, che ci ha abitato fino al 1977. Ora lo gestisce una fondazione che porta il nome della principessa, come ha scritto nel suo testamento. In ogni cassetto noi troviamo tutto quello che lei usava. Nel bagno ha lasciato anche la cipria che usava, con la spazzola per le scarpe. I gestori vogliono far conoscere il castello ai ragazzi. Si stanno facendo convenzioni con le scuole, anche fuori regione. E si pensa a nuove idee. Si possano sistemare magari altre parti che attualmente risultano ancora da restaurare e potranno essere così fruite direttamente dai visitatori. Poi poter fare magari delle iniziative collaterali, che possono essere dei concerti magari, non trascurando neanche il cinema magari. A Roma sono le gattare a dar da mangiare ai gatti randagi, ma anche Urbino e Amici senza casa hanno chi si occupa di loro. Con il servizio di Andrea Franceschi e Massimo Morici si chiude questa edizione di Ducato TV. Un saluto dalla redazione. Questo 8 anni fa era il canile di Urbino, oggi come vedete è il regno del suo storico rivale. Funziona proprio come un albergo, ci sono le stanze, il soggiorno e pure la cucina. Sono più di 70 gli ospiti dell'oasi felina Gatti Matti di Urbino, a pochi passi dal centro sportivo. Ogni micio ha un nome, una scheda anagrafica e una medica. A occuparsi di loro il veterinario della ASL e i volontari dell'associazione Arca di Noè, che dal 2003 gestisce il centro. Questo servono per l'estate. Loro, quando c'è il sole forte, vanno lì dentro e stanno sotto l'ombra. D'inverno vanno coperte con queste, in modo che loro stanno dentro senza sentire l'aria e stanno benissimo qui dentro. L'associazione negli anni ha curato oltre 1.000 randagi, anche con l'aiuto del comune. Ma se il centro fosse riconosciuto come gattile, potrebbero arrivare ulteriori finanziamenti. Questi sono gli scompartimenti dei gatti che arrivano, diciamo, dall'esterno, dalle randagie. Loro vanno messi in questi scompartimenti in modo che si adattano un pochino all'ambiente, e se hanno bisogno di essere curati, la roba quella, si curano. E questa cuccia cosa serve? Questo serve, siccome i gatti, chi ce li ha, li vuole abbandonare, viene qui, li mette lì dentro e li lascia qui davanti, in modo che non si fanno notare. Thank you.